Nella sera del Venerdì Santo l'Arcivescovo ha presieduto il rito della Via Crucis cittadina lungo la salita dell'Osservanza, il corteo che ricorda la salita di Gesù al Calvario e che è ritornato dopo 2 anni di sospensione pandemica, è stato seguito da numerosi fedeli con le candele accese. Il Cardinale ha chiesto quest'anno a Don Michailo Boico di scrivere le meditazioni delle tradizionali 14 stazioni, per dare così voce al dramma della comunità ucraina che sta vivendo una guerra che ogni giorno di più svela il suo volto crudele e disumano. Il libretto della preghiera era corredato di fotografie che per ogni stazione richiamavano le sofferenze di quella terra. La Cappella Musicale di San Petronio ha curato il servizio liturgico insieme alla parrocchia dell'Annunziata e ai frati di Santo Stefano. Al termine della salita il Cardinale ha invitato a pregare perché venga accolta la proposta di una tregua pasquale rivolta da Papa Francesco. Che tutti coloro che combattono, cristiani, che depongano le armi nel giorno in cui il Signore ha liberato dal male. E noi chiediamo al Signore di essere artigiani di pace, di disarmare il cuore, di non perdere tante occasioni, di avere gli occhi aperti, perché quando capiamo con gli occhi di una madre e con gli occhi delle vittime, capiamo un po' di più della vita.